un secco no alla lottizzazione a Spineta. Tutti contrari, anche in comune. Nessuno vuole la colata di cemento nei pressi della Litoranea. Per la sindaca francese sarebbe l'ennesima aggressione al territorio ed annuncia la contrarietà dell'amministrazione, rivendicando che tutto questo viene ancora una volta da lontano e da interpretazioni non condivisibili dalla norma regionale. Anche il dirigente tecnico del comune Carmine Salerno ha spiegato il no al funzionario prefettizio e commissario ad acta nominato dal TAR Vincenzo Monaco. Anche l'assessore all'urbanistica Stefania Vecchia si è pronunciata no a questa nuova ipotesi di cementificazione. Per il presidente di Selecos Vincenzo Consalvo si tratterebbe di un qualcosa che andrebbe a bloccare una zona che va ancora riqualificata. Sediamoci e ragioniamo tutti insieme, serve un progetto organico,